queste uova. Le uova, il pagamento. Elementi, dici che si riferisce agli elementi fisici? Soprattutto si tratta di, cioè, la coordinazione, il fatto di lavorare di in gruppo. Sì, ho visto. Secondo me sono quali sì. Sì, lavorare in gruppo. Poi la forma del progetto. Vabbè, gli elementi del progetto sono il progetto stesso. Il progetto stesso. Qui. Sì. Progetto, la direzione, la suddivisione dei ruoli, i ruoli, la cooperazione, la coordinazione, perché sì, poi sì, perché si mettono uno accanto all'altro per trasportare queste viti, questi polloni. Cooperazione. Ma quello, coordinazione. Coordinamento. Infatti che all'inizio si vedeva che erano disuniti. Infatti, quindi la cooperazione, la cooperazione sta tutto sì, lì. Sì. Le fasi. E che altro? Ah, le fasi. Ma poi il fatto che comunque cioè la prima volta nel canale e la seconda nel finale mancava poco, ripartiamo. Quindi la persistenza, diciamo. La fiducia. Direi più persistere in una cosa. Sì, la tenacia. La capacità. Sì. Superare le difficoltà. Quindi, la tenacia. Si vede che è sempre bravo. Io ci ho fatto. Per cui si inventa un po' di più. L'idea è stata l'idea. Sì, va bene, l'idea. Perché si vede all'inizio che riesco a lavorare. Idea. Che gruppo è mostruoso che sono capitato. Dei mostri. Non so visto proprio un film. Ma non c'era prima, io poi non ho capito, non ho visto che c'era uno che faceva. Vabbè, allora, idea di fuggire. Il brainstorming, la soluzione, quindi idea di fuggire. Quindi la fase che lo stanno un po'
Vabbè, quindi la soluzione è appunto quella di costruire l'aereo. E quella di punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minaccia. Opportunità e minaccia. Punti di forza e punti di debolezza. Vincoli sono le debolezze. Vincoli. E l'altro? Punti di forza. La soluzione è l'aereo e quindi la condivisione, vabbè, la niente, la condivisione. Perché gli altri avevano messo il governo? Questo perché il tuo punto di forza è la progettazione e quindi questo è il punto di forza che non lo mettono gli altri, è una parte di organizziamo il nostro tempo. Yeah.
dare dividere in settori, tipo filosofo, non so,
lasciate mentre da parte un sacco di tempo per più che altro capire su degli altri se è possibile a scrivere, cioè, del resto quando tu leggi un libro o leggi un riassunto è la stessa cosa, perché comunque visivamente la scritta se vale una piccola cosa vale anche no, ingegneria gestione che vale, mi manca fisica, matematica, no, informatica non è ingegneria, sta anche ingegneria informatica che non so cosa sia. Io sto finendo la triennale perché ho sempre lavorato, quindi alla fine non ho mai dato il massimo, sto finendo la triennale e mi fermo. Quanti esami? Esatto, no, 33 in 3 anni e poi sono 28 gli altri. Quindi altri due. Sono 62 esami in 5 anni. Invece prima con il vecchio ordinamento erano in 5 anni 26. Vabbè, erano il vecchio ordinamento. Erano 32 semestrali di 4 anni. No, perché poi si dividono, hanno diminuito anche le barre. Io mi sono trovato a cavallo. Ecco perché, ecco qual è stato il mio problema. Sì. Come siamo coi tempi? Finish? Del lavoro? Del cosmo, del mondo. Come siamo? Fatto? Curva ultras? Gli ultras ci sono? I pancabestia? Scherzo, era... Ci siete? Ok, ricreiamo... Allora... dei file ok, io poi queste cose qua ve le facciamo in modo tramite Cinzia e ve li mandiamo, ok? Allora, gestione del progetto in partnership, ricordiamoci il microfono, chi vuole iniziare? Io dico soltanto il titolo, posso dire solo il titolo? Okay. La nostra portavoce è Elisa. Bene. Abbiamo pensato alla fine anche ad un titolo, perché abbiamo fatto una specie di progetto. Il nostro titolo è O la fuga o la torta. O la fuga o la torta. O la torta. Passo la parola ad Elisa. Vabbè. Di fronte. Ok, che bello. Vince Elisa. Ho vinto. Ma... Noi tecnicamente questi li chiamiamo i volontari spintanei, cioè sì, proprio quelli... Tecnicamente, certo. È la spintaneità, questo è molto italiano, come termine spintaneo è push, proprio tu... Ma democraticamente loro non ho dubbi, guarda. Hanno scelto loro per me, certo, è un esercizio di democrazia. No. Hanno fatto le primarie? No, quindi niente. Ok, allora. Ascoltiamo Elisa. Vabbè, noi abbiamo cercato di elaborare una specie di progetto guardando il filmato e vedendo le varie cose che c'erano all'interno, seguendo anche le domande, in realtà ce le avevamo ricopiate. Niente, quindi il progetto è la costruzione di un velivolo volante, quindi costruzione all'inizio. Poi ci sono i vari ruoli. Quindi il soggetto proponente che coordina tutte le fasi, nella fase infatti iniziale vediamo che dopo che c'è stata l'idea, insomma, c'è sì una persona che ha l'idea, ma c'è poi chi prende in mano la situazione e quindi diventa il soggetto proponente che sceglie l'idea, insomma, perché vengono varie idee messe sul piatto, però viene scelta una. Poi c'è il partner numero uno, cioè
quindi il fornitore dell'idea, il partner. Qui dove siamo? Uno. Sui ruoli? I ruoli, stiamo andando sui ruoli adesso. Okay. Poi c'è il partner numero due che fornisce materiale e strumenti. Quindi partner numero uno chi è? Partner numero uno è... Il gruppo aiuti, non abbandoniamo la povera Elisa. Partner numero uno? Allora, cioè, prima di tutto il soggetto proponente. Ok, che perfetto. Sì. E c'è appunto il soggetto proponente, coordinatore delle fasi. Poi c'è il partner numero uno che in questo caso è colui che fornisce l'idea. Ok. Mm-hmm. Poi c'è il partner numero 2 che fornisce materiali, strumenti e metodologie di lavoro. Chi è il partner numero 2 nel vostro schema? Nel nostro schema sono topi e gnomi. I topi e gnomi, ok. E poi c'è il partner numero 3 che mette in pratica l'idea. Praticamente sono tutte le galline e i galli che poi vedremo nelle fasi successive collaboreranno. Ok, molto bene. E un secondo, volevo riprendere il fatto che Elisa non aveva citato l'obiettivo, perché il progetto è proprio la costruzione del velivolo, l'obiettivo è evadere dal pollaio. Questo. Ok, quindi l'obiettivo è la costruzione del velivolo, ed evadere dal pollaio. E i vari elementi che abbiamo trovato all'interno del video sono la discussione e il confronto inizialmente. Poi c'è l'idea progettuale con gli obiettivi poi in seguito da raggiungere. Fasi attività, il budget, cioè le uova per i topi. Chiaro. I risultati attesi sarebbe quindi la fuga, insomma. La costruzione del velivolo per la fuga. Innovazioni e caratteri fondamentali sono l'idea e la collaborazione con partner diversi e insoliti, quindi i topi. Quindi lì noi ci abbiamo visto l'interculturalità all'interno del... Poi le varie fasi. Sì. Allora, abbiamo cercato le varie fasi nel gruppo che si era formato all'interno del video. Discussione, una discussione iniziale c'è stata, poi condivisione delle idee e degli obiettivi, l'organizzazione dei ruoli, quindi la distribuzione insomma dei vari ruoli ai vari personaggi, la collaborazione tra i vari partner e l'integrazione e la coesione tra tutti. Ridimmi l'ultima, scusami. L'integrazione, collaborazione tra i vari partner. E poi integrazione e coesione, che si crea attraverso la collaborazione. Ok. Grazie. Volete aggiungere qualcosa? Voi avete delle domande da fare a loro? Ok. Va bene. Altro gruppo? Mi ricordi solo il tuo nome, scusami. Giusy. Allora, la domanda c'è un progetto, sì, è quello di uscire dal pollaio attraverso la costruzione di un aereo. Ok. Quindi, progetto. I ruoli, allora, ruolo principale è la gallina, che quindi fa da coordinamento del progetto. Anzi, questo è il ruolo principale, ma un ruolo che ha come dire, una valenza di ispirazione è il gallo, che dà l'idea inconsapevolmente e quindi fa da appunto ispiratore del progetto. Poi ruolo operativo, quindi addetti alla produzione delle ali. Ugualmente ruolo operativo i topolini, che appunto si procurano gli strumenti, quindi i bulloni, con in cambio appunto il loro compenso, che è quello delle uova. Certo. Gli elementi del progetto sono allora, intanto il progetto stesso. Yes. La divisione dei ruoli. La cooperazione tra attori, il coordinamento come diciamo filo rosso conduttore, la caparbietà e la tenacia, perché senza quella non si arriva da nessuna parte. Le fasi del lavoro di gruppo sono appunto l'individuazione, la condivisione dell'idea, cioè di fuggire, quindi la condivisione di un bisogno.
comune, che è quello di fuggire, appunto, proprio quello che dicevamo prima, cioè bisogna rendere utile, cioè verificare che l'obiettivo da raggiungere sia utile a tutti. E quindi appunto l'idea di fuggire è un'idea comune che appunto muove tutti ad operare. Quindi la seconda fase è il brainstorming, quindi una sorta di brainstorming iniziale, tradotto nel film discussione, e analisi SWOT, quindi vincoli, punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. Quindi, sappiamo tutti che cos'è l'analisi SWOT, l'avete fatta con... Sì. Ok. Sì, sono andata tranquilla perché so che... Va bene, sì, no. Poi l'individuazione della soluzione al problema, quindi l'individuazione della risposta operativa al bisogno iniziale, e infine la costruzione, quindi la fase pratica operativa. Ottimo. Il gruppo vuole integrare, grazie, qualcosa? Bravissima Giusy. Voi volete fare delle domande? Infatti, spintanea su competenza. Oh. Ok, sotto chi tocca? Mi ricordi il tuo nome che io... Marina. Noi siamo stati meno seri. Siete stati? Meno seri degli altri. Ma tu vai come allora, preoccuparti. C'è un progetto, sì, il progetto c'è, ed è quello di fuggire per non morire. Allora, quindi le fasi del progetto sono, gli elementi del progetto sono l'obiettivo generale, che è quello di fuggire, gli obiettivi specifici, volare. Aspettami, obiettivi specifici. Volare. Sì. Costruire, siccome loro non possono volare, costruire un mezzo per volare. Giusto. E quindi l'aereo diventa... la loro risorsa, il loro strumento. Sì. Poi i ruoli. Ah, vabbè, tutti i beneficiari del progetto, quindi sono tutte le galline. I ruoli, c'è Chioccia che diciamo. Aspetta, che mi devo segnare beneficiari, tutte le galline. Tutte le galline, sì. Ok. Chioccia che è il project manager. Il gallo cedrone che è il consulente, il partner esterno, lo staff è costituito da tutte le galline impegnate nel progetto, c'è la gallina ovaiola che noi abbiamo considerato come diciamo la parte dello staff addetta al budget, quindi una specie di commercialista della situazione, più che banca, perché sarebbe anche... Potrebbe anche essere una banca, però no, perché in realtà essa stessa poi usufruisce del progetto, invece infatti... la banca non usufruirebbe dell'obiettivo. Infatti, anzi, se poi tu fuggi con la vecchia carretta... è un problema per la banca, invece questa fa parte proprio del progetto, proprio tipo un commercialista, che paga i fornitori che sono i topi. Ottimo. Che quindi sono dei partner comunque esterni. Cosa che... Non sempre i fornitori vengono pagati in anticipo. Ogni volta che vedo questo video mi commuovo e dico: vabbè, magari fosse così. In un mondo ideale, ma vabbè. Allora, poi il progetto nasce contando sulla partnership di Rocky, che ha il know-how, cioè ha l'abilità, secondo lui, di volare. Però in realtà poi questo partner viene meno, si rivela fittizio. E quindi si trova un'altra partnership, che è quella di Gallo Cedrone, che dà l'idea, quindi diciamo l'antecedente per la costruzione del mezzo dell'aereo. Le fasi del gruppo sono la discussione legata proprio alla perdita del partner esterno, l'accordo successivo all'individuazione di una soluzione a questa perdita, quindi la suddivisione dei vari ruoli,
e il monitoraggio, comunque una valutazione in itinere del raggiungimento degli obiettivi specifici volta per volta. Yes. Ok, grazie. Avete delle integrazioni come gruppo da fare? Domande? No. Ok. Sotto che tocca. Vai. Poco da aggiungere. Uh-huh. Allora, il progetto è la fuga dal polario. Sì. Attraverso la costruzione dell'aereo. Ok. E come ruoli abbiamo indovinato due, sì, solo due, quello del project manager, sì, la gallina principale, e poi abbiamo detto che i topi infatti stanno facendo un lavoro di subcontracting, uh-huh, perché è un'attività che le galline non possono fare da sole, infatti pagano pure per quel lavoro subcontracting. E gli elementi sono... Mm-hmm. Il coordinamento e il nome, perché c'è già un modello. Mm-hmm. E le fasi sono prima il proprio governo, che si conto del problema, che decidono, no, la decisione del... Sì. Mm-hmm. Poi task allocation, che chi deve fare che cosa, e alla fine si decide come si lavora. E quindi la modalità operativa, diciamo, di lavoro. Ok. Ok. Perfetto. Volevate aggiungere qualcosa voi? Bravi tutti, proprio ottimo lavoro, veramente, non avete più bisogno di me, io vado a casa, dunque, ma sei a fuoco o io sono, facciamo una prova, ok, io poi questo ve lo mando, ok, allora, molto bene, qualcuno vuole integrare qualcosa che non è stato detto nei vari gruppi? Quindi questo è quello che tecnicamente capita, cioè bisogna fare un po' un ragionamento rispetto alla fredda teoria che dice progetto, tutta la settimana che avete fatto sulla progettazione, molto bene, ma poi questo progetto va condiviso, va a finire in una situazione di partnership. E allora dite molto bene... Voi, io ho evidenziato alcune cose, poi ve le... questo schema ve lo mandiamo, ve lo mando, non c'è problema. Allora, a un certo punto, soggetto proponente, la chioccia che propone l'idea. Quindi c'è un soggetto, appunto, generatore nella sequenza filmica, è chi ha proposto l'idea, ma che azione fa? Un'azione di condivisione di quest'idea, di partnership, anche perché, e questo di nuovo uno scatto mentale che dobbiamo fare, sempre pensando ai nostri schemi, che noi non siamo da soli, cioè non è una questione che ma la partnership è teoria, no, è proprio concretezza, ma perché l'essere umano è un essere sociale, cioè noi da soli non avremmo mai potuto fare quello che stiamo facendo adesso, perché? Perché abbiamo competenze diverse, ruoli diversi, eccetera, eccetera, e perché poi noi siamo orientati al gruppo, alla partnership, non siamo degli animali in senso buono, isolati, individualisti, anche se poi ci sono tutte delle speculazioni sociologiche, eccetera, eccetera. Era stata fatta una ricerca americana dove avevano chiesto a una serie di volontari di ritrovarsi a una tal ora in una sede, facciamo com'è, ritrovarsi qui alle mezzogiorno e un quarto. Quindi questo gruppo di persone che tra di loro non si conosceva si sono ritrovati. Sono stati lasciati nella sala, come se fosse questa sala qui. E loro che cosa hanno iniziato a fare? Filmati, loro hanno iniziato a interagire tra di loro. Qualcuno ha iniziato a dire, beh, ma tu sai perché siamo qui? E qualcuno diceva, ma io sono stato convocato, mezzogiorno e un quarto, sono qui, ma magari, non so, ci faranno delle interviste.
magari una ricerca, magari è un provino. Cioè, che cosa ha fatto questo gruppo? Si è orientato a un senso di stare insieme, a un obiettivo. E si sono proprio divisi i ruoli. C'era chi prendeva un po' di più la parola o meno. Quindi questo esperimento, tra virgolette, però che cosa ha portato a dire? Che è esattamente quello che vi sto dicendo. Cioè, dall'idea scatta poi il progetto e la partnership. Quindi c'è effettivamente la chioccia che naturalmente, questo non è un corso sulle dinamiche di gruppo, però naturalmente che cosa vuol dire? Noi tendiamo a configurarci in un certo ruolo all'interno del gruppo. Quindi divisione, ma l'avete visto nella parte con la progettazione, però è importante il discorso dei ruoli e dei compiti. Ok? Tutto chiaro rispetto ai ruoli e rispetto ai compiti. Poi... Ah, ok, eccolo qua. Obiettivo da raggiungere, utile a tutti. Perfetto. Cioè, io sto insieme se ho un obiettivo. Poi faremo un lavoro su questo. Perché avete fatto lavori sugli obiettivi? Sulla progettazione, obiettivo smart? Ok, lo facciamo noi perché è importante. Allora, è molto giusto quello che è stato detto. Cioè, un obiettivo da raggiungere per tutti. Io devo avere un motivo per stare insieme a te, altrimenti tecnicamente io mi demotivo e creo e faccio casino. Quindi, casino nel senso, faccio confusione. Quindi avere un obiettivo non chiaro è ad alto rischio di demotivazione nel tempo. Questo vale anche per la vita, se vogliamo fare un discorso filosofico, ma non è questo il caso. Quindi, obiettivo, aim, topics. Ok? Quindi, gli obiettivi. Poi, devo vedere un'altra cosa che ho segnato. Ah, benissimo. Allora, la partnership di Rocky, il partner che viene meno. Allora, questo a volte può capitare. Lo vedremo poi in questi giorni, la mappatura dei vari partner. Però che cosa è interessante in questa pillola video? Che, come vi è stato detto, ed è collegato all'obiettivo, il progetto nasce da un bisogno. Giusto? C'è un perché. Questo vale per qualunque progetto, anche quando voi dovete proporre un progetto finanziato, quello che vi viene chiesto è: ma perché tu hai pensato a questa cosa qui? Questo è fondamentale, l'avete visto il lavoro sull'analisi dei bisogni, l'analisi di contesto? Ci siete? Cioè, nasce da perché vuoi fare questo progetto? Cioè, qual è il motivo, qual è il bisogno? E da quel bisogno lì tu lo declini nell'obiettivo che deve essere utile per tutti. Allora, loro che bisogno avevano? Di andare via dal Palladio, giusto? Qual era nella loro testa la soluzione? Anche per chi non avesse il film. Rocky sa volare. E Rocky ci può insegnare a volare. Ma Rocky, in realtà, lui non sa volare. Lui vola grazie a un cannone. Quindi non è bravo a volare. Allora, può anche succedere, io lo caldeggio sempre... Sempre, lo ripeto sempre, che se l'idea non è al momento giusto, non avete gli elementi per tenerla in piedi questa idea, fattibilità dovuta alle risorse, al budget, eccetera, eccetera, tenetela lì, sviluppatela, fate tutti i vostri lavori e quando siete pronti la proponete ai partner. Perché dovete ricordarvi che i partner sono fisicamente lontani e c'è di mezzo la relazione. Noi piuttosto lo diciamo ai partner, io per la mia esperienza professionale, abbiamo questa idea progetto, non abbiamo le risorse umane, economiche per poterlo fare, ci potete dare una mano in questo senso? Coi partner si gioca a carte scoperte, fiducia piena, perché siamo distanti e poi, questo senza fare discorsi di carattere politico meno, noi paghiamo anche una politica estera fatta di inganni, pasticci, ci sono un po' di pregiudizi sulla cultura italiana, parlo da italiano ovviamente, europeista, convinto, eccetera, eccetera. Quindi, coi partner, carte scoperte. Non si dice mai all'ultimo al partner, guarda, non ho i partecipanti, ho dei casini, non riesco a fare questo o meno. Subito, i problemi coi partner, subito, se la relazione è curata ed è buona, eccetera. Quindi, non funziona, Rocky non è in grado di volare. Quindi che cosa si fa? Si rinuncia all'idea.
Questo non vuol dire rinunciare al progetto, vuol dire ho questa idea qui, mi aiuti in ottica di partnership perché voglio lavorare con te, ci tengo a lavorare con te a sviluppare questa idea? Poi lo vedremo nel penultimo e nell'ultimo giorno, ci sono appunto dei social network o meno dove voi potete anche solo mettere la vostra idea a progetto. Vogliamo fare un centro internet per i giovani a Bitonto, cerchiamo partner europei. Boh, questa è la nostra idea, lo facciamo insieme e questo è anche un buon modo per coinvolgere i partner, poi lo vedremo. Ok? Però non innamoratevi, è bello metterci la passione, sono d'accordo, però siccome siete tra partner, non innamoratevi della vostra idea se vedete voi per primi che non ne siete tanto convinti. Quindi cosa succede? Scarto l'idea, poi succede un problema. Vi ricordate com'è la scena? Litigano tra di loro, c'è un po' un clima un po' brutto, meno. E lì il buon progettista, nervi saldi. So che è difficile, però voi dovete, appunto, venite a fare i corsi apposta, apprendete delle situazioni, sappiate che non è facile. Perché? Siamo sempre i progetti, anche se noi ai corsi di formazione vi diciamo consegnatelo prima della scadenza, eccetera, lo facciamo sempre gli ultimi minuti. I partner, i documenti, è così, e niente, non siamo così. Noi proponiamo tutte le scadenze, tutto quanto, lo facciamo sempre all'ultimo. Quindi il clima, non ve lo nascondo, sarà sempre un pochino agitato. Quindi voi, se siete capi progetto, o se volete dare un contributo fattivo al progetto, nervi saldi e tranquilli, la chioccia lo fa. Ed è interessante anche questo, cioè è Cedrone che in realtà ha l'idea, ma Cedrone sa di avere l'idea. Chioccia a un certo punto dice usciremo da qui, Cedrone ci ha spiegato come, e lui dice ah sì, come ho fatto? Cioè lui stesso non si è neanche accorto che aveva trovato l'idea. Ecco, sì, individuazione del problema era quello che vi dicevo, cioè l'analisi del bisogno che è la parte fondamentale. Allora, una cosa che cosa succede quando la macchina della torta si rimette in moto? Che cosa avete visto? A un certo punto la macchina si mette in moto. E che cosa è successo? Cosa fa Chioccia? Dimmi. Sì, cioè parte la macchina e cosa succede? Perché questo è importante. Arriva, no, possiamo, quel gruppo lavora. Qui il gruppo lavora, tranquillo, tutto bene, successo di gruppo va bene, macchina in moto, ci è mancato poco, troppo poco. Cosa è successo? Upa. Cerca?
Brava. Succede qualcosa, quindi presidio anche del tempo. Perché quando siete anche, per esempio, sotto scadenza di presentazione del progetto, succedono queste cose qui. Si mette in moto la macchina e si rischia di mandare in pappa tutto il lavoro. Calma, nervi saldi, anche se non siete, anche se siete partner e non capofila, stimolate il capofila nella richiesta di documenti o meno. Tutto quello che potete anticipare prima, lo vedremo, aiuta per una buona partnership. Perché c'è anche questa componente emotiva. A un certo punto Chioccia rilancia e rimotiva il gruppo, perché si rende conto che la variabile del tempo è una variabile che può creare dei problemi. Ok? Avete cose da aggiungere? Commenti ulteriori? Cose che vi sono venute in mente? Tutto bene? Vai. Microfono. Vai. Prego. È importante che nel gruppo dei partner ci sia qualcuno che sia anche un forte motivatore, nel senso che appunto i problemi sono dietro l'angolo, mm-hmm. e poi con progetti importanti come questi, ora parte il... Sì. Anzi, non a parte. Quello per loro è importante. Bravissimo, certo. Per loro è importante. Ci vuole qualcuno che sia da riferimento e che sia anche capace di tenere insieme il gruppo, di motivarlo e di spronarlo ad andare avanti. Certo. Quindi il carisma di chi è capofila è importante. Eh sì, giusto. Sì, sì, questo è importante, eh? Dovete tenerlo sott'occhio. Altro? Qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? Allora, io vi ho, e adesso sì, posso darvelo perché se no svelavamo il segreto, ce n'è una testa. Io vi lascio già un pochino di materiale che fa sintesi un po' di queste quattro giornate, poi vi farò avere del materiale che richiama un po' delle cose che vedremo. Alcune cose le abbiamo viste adesso, ma poi altre cose le vediamo. E quello che dice Giusy è importante, infatti poi voglio fare anche un lavoro su questo, eh? Quali sono poi gli elementi, sono un po' di cose, alcune le vediamo oggi, altre le vedremo nel corso di queste giornate, non vi preoccupate. Allora, quello che avete già visto sicuramente è proprio questa parte che sono gli elementi del progetto, cioè il progetto nasce da un perché, quindi nasce dal bisogno, è declinato con degli obiettivi. Ci sono delle azioni, c'è un chi, un dove, chi fa che cosa, divisione dei compiti, diceva bene il gruppo che ci richiamava alla divisione dei compiti. Questo lo devo fare anche con i partner, che cosa mi aspetto dai vari partner. Vedremo poi anche delle schede, come lo faccio, con chi lo faccio, quali sono i tempi e fasi e la valutazione. Un gruppo a un certo punto diceva, è una sorta di valutazione e monitoraggio. Questa cosa la devo fare sia nella fase di scrittura del progetto, sia come saprete, vi è stato detto, lo fate anche durante il progetto. Ma fatelo, perché questa cosa è una cartina di tornasole, un richiamo rispetto a come sta il gruppo e come stanno i partner. Non è una cosa inutile. Microfono. Microfono, se no Antonio e Marco mi picchiano. La valutazione la facciamo sempre noi? La facciamo? O la valutazione la facciamo noi o diamo a qualcun altro? Dipende dal progetto. Allora, quello che posso dare come suggerimento è dipende appunto dal progetto, perché se è un progetto molto tecnico potete decidere che tra i partner scegliete, a me era capitato, avevano scelto per un progetto sociale un partner inglese super esperto di analisi tramite sistemi informatici eccetera, l'abbiamo fatto fare a lui. Oppure puoi decidere di fare tu una parte se tu sei il capofila. Il suggerimento che vi do, sia come capofila sia come partner, check, cos'è che è importante? Il contenuto, ma anche la relazione. Trovate un motivo per avere un approccio di rete. Effetto cerchi concentrici. Io vi dico stop, però voi avete voglia di continuare. Io che cosa faccio come per mia esperienza? Noi facciamo un progetto in cui magari non sono coinvolti i nostri partner abituali, non importa, gli mando la mail, gli dico guarda, se ti capita di essere a Bruxelles, a Roma, a Londra, a Parigi o meno, noi facciamo questa cosa qui. Voglio darti questa informazione se tu la vuoi dire con i tuoi partner.
Perfetto. Abbiamo fatto un report, mi fa piacere mandarti questo report. Cioè, anche se non c'è il progetto, il partner va curato nella relazione. Approccio di rete. E guardate che per noi, come italiani, è uno scatto culturale. Io non so come siete abituati voi, ma io ho dei colleghi che tengono come se uno se lo porta nella piramide, non è mignolo, un progetto. No, no, qualcuno mi dice, ah, bella quella slide, me la dai? No, sì, no, perché poi... È patrimonio intellettuale, uno si augura, poi nella dinamica delle relazioni c'è quella che viene chiamata la generosità. Che cos'è la generosità, secondo voi? Condividere? Microfono, Antonio e Marco mi picchiano. Condividere il materiale, le informazioni, tutto, le risorse. Ma che vuol dire? Dare, ma anche dare la disponibilità a ricevere queste cose qui. No, il pieno e il vuoto. In modo tale che tu possa instaurare un certo tipo di relazione. Certo, poi c'è il patrimonio intellettuale, il codice della cassaforte dell'associazione, magari non lo diciamo a tutti, ma questa è una norma di tutela normale. Però diciamo al partner, ricordarsi del partner. Io appunto scrivo al nostro network e dico appunto c'è questa iniziativa e mi fa piacere parlartene. Uno dice ma io però non vengo mai a Roma, ma non importa. Magari tu conosci a tua volta dei membri che sono in Italia e vuoi proporre questa iniziativa. Quindi c'è una, caffè l'abbiamo già preso, c'è una, diciamo che c'è un lavoro in questo senso, ok? Questo è importante, quindi la valutazione tecnica di progetto deve essere anche scritta, perché a volte il bando lo avete lavorato sui bandi, sì, vi ha fatto lavorare su dei formulari dell'application form. Ok, che poi dobbiamo, infatti approfondiamo per il network su quello. Quindi a volte, a volte è previsto, perché nel ciclo del progetto c'è proprio la valutazione, suggerimento di metodo è check sulla relazione e sui contenuti, capire se ci siamo capiti, proprio momenti diciamo di lavoro insieme. Ok, quindi qui c'è il ciclo del progetto, non so se vedete c'è un vetro rotto con scritto attenzione vetro rotto. Questa cosa a me ha sempre colpito, questa immagine, nel senso che dietro al ciclo del progetto c'è esplicitare l'implicito. Quindi è una faticaccia fare il ciclo del progetto e non ve lo nascondo. Progettare è un lavoro impegnativo. Il fatto che voi abbiate il ciclo del progetto, l'application form, quindi un formulario, vi può aiutare nella realizzazione del progetto. E adesso, di nuovo con i gruppetti che abbiamo fatto prima, volevo fare un altro lavoro. Ce la fate? Siete stanchi? Ce la fate? Ok. Allora, qual è la mia idea? Cinzia, questi sono i fogli, vero che posso usare? Sì, e io li posso usare. Perfetto. Allora, adesso a gruppi, possono anche lavorare di là, vero? Ok, potete poi anche andare di là. Allora, la cosa che vi chiedo è di prendere un foglio di lavagna fogli mobili per gruppo, dei pennarelli che abbiamo nella mitica scatola, ringraziamo Cinzia che ha fatto un... No, per il momento no. Thank you. Allora, l'idea è, quali sono, un po' l'avete visto sul lavoro che abbiamo fatto sul progetto, secondo voi, proprio a brainstorming, gli elementi di una rete internazionale, cioè che cosa compone una rete internazionale, questo lo condividete tra di voi, e a cosa bisogna stare attenti in una rete internazionale. Ok? Quindi facciamo la nostra checklist. Ok? Quindi un foglio a testa. Se posso dare un suggerimento, siccome vi dotiamo anche di pennarelli, parole chiave, cose grandi che poi usiamo. Ok? Ci siete? Va bene? Possiamo anche usare lo spazio di là e ci diamo anche per questo lavoro un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi, di che cosa è fatta la rete internazionale, a cosa bisogna stare attenti in una rete internazionale, ok? Un foglio, un po' di pennarelli. Uh,
Gli elementi e i punti di attenzione, cioè di che cosa è fatta la rete internazionale e a cosa devi stare attento? Ma rispetto a un progetto... In una situazione di, certo, di un progetto che vedrà dei partner coinvolti. Ok? Tu puoi lavorare o su un progetto che hai in mente, eccetera, o su una cosa in generale. Scegliete voi come declinarlo. Per me la parte importante è che vi sia chiaro quali sono gli elementi e a cosa dovete stare attenti. Dobbiamo stare attenti. Facciamo la nostra checklist. Va bene? Ci sono anche dei tavoli di là. Se volete vi libero qui. Tu devi andare 10 minuti? Ok. Cinzia informata? Perfetto. Ok. La voce, se la voce è il controllo della donna. Io perché non sono molto problematico. Il controllo.
punti, punti di intenzione. Anche, certo, sì. Che, di che cosa è fatta questa rete qua? Non rete, la rete, sì, quindi budget, anche, anche oggetti, sì. Come andiamo? Vediamo se abbiamo capito. Io sono sicuro che avete capito. Come vuoi tu? Quindi. Stiamo cercando gli elementi, per, non siamo sicuri di aver capito per elementi che si intendono. Provate a farmi degli esempi. Quali sono le caratteristiche, gli aspetti che deve avere il partner o un soggetto per partecipare a una progettazione bilaterale a livello europeo? Ok. See you tomorrow? Everything is okay? Scusami. Everything is okay? But tomorrow we no problem. Bye bye, thank you very much. Ciao ciao. Per esempio, sì, per voi sì, tu devi pensare, voi dovete pensare a una rete internazionale, international network, what I need to do the partnership. Che cosa vi serve per fare da parte? Quindi se per voi sono importanti quelle cose lì, la mission, l'identità, va benissimo. Competenze, sì. Niente, scusa. Immaginarlo di verificare il progetto.
in base a quello che anche ha detto lui. Scusa, se noi abbiamo, cioè io sto immaginando un progetto di una comunità, sì. C'è la problematica, ci sono gli attori che siamo noi che vogliamo il progetto, nessuno parte, ci vogliono realizzare il progetto, facciamo il progetto, poi però c'è, ci sono anche le persone a cui investiamo il progetto. Ok, intenso. Ah, la... Sì. Cioè, non sono io, penso, sembra. No, no, vabbè, no, è il destinatario. Vabbè, ma non può essere il gruppo destinatario. Perché comunque rivolto a un... No. Quando vedi tutto come mi sono, andate in gruppo, necessità, qualcosa che si è fatto un po'. La divisione dei ruoli c'è, cioè quella perché cioè effettivamente, per esempio, no? Se si vuole fare un progetto di cooperazione, cioè valorizzi da imprese cooperative, ad esempio, molti progetti anche vabbè, nazionali, tipo provinciali, molto grandi, per esempio i progetti di cooperazione di impresa, di formazione per la puntano molto sull'impresa cooperativa, quindi vogliono, cioè puntano a sostenere anche l'impresa cooperativa, quindi magari l'utente, il beneficiario possono essere, ad esempio in un progetto di cooperazione internazionale possono essere le cooperative, cioè un aiuto alle cooperative, perché tu crei comunque un motivo per creare, per dare un servizio. Invece all'utente finale, non so se mi sono spiegata, sì, 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 sì. Ci sono due cioè, di due passaggi, esatto. Il beneficiario è quello che riceve, per dire, l'incarico, il lavoro da fare, però anche egli ha dei utenti finali, e quindi diciamo una chiarire anche chi sono gli attori, cioè chi sono, oltre i partner, che sono proprio gli attori che beneficiano del progetto e che a loro volta forniscono un servizio. Mi spiego. Sì, allora, per esempio, cioè per esempio io penso al progetto di orientamento. Allora, con quel progetto si fanno lavorare strutture tipo sportelli che a loro volta forniscono necessità di essere orientato, oppure tu fai lavorare la scuola, quindi docenti, coordinatori, cioè, ha un loro e ha un loro ci guadagnano riconoscimento con la di scuola, perché le scuole che realizzano progetti europei hanno un valore. E in più tu dai un beneficio alla scuola che ci guadagna in tutti i sensi e un beneficio agli utenti finali che sono i ragazzi che ha il servizio di orientamento, cioè il bello quello. Potremmo, se, come idea, identificare questi attori qualificati di altri e poi mettere un'altra voce in cui distinguiamo i destinatari intermedi e i destinatari finali. C'è tutta la storia della differenza tra beneficiario e destinatario, però non ricordo bene, non so se l'avete fatto nel primo modulo. No,
la differenza tra il destinatario e il beneficiario. Il beneficiario dovrebbe essere quello che non ci deve essere un finanziatore. Probabilmente è un'assonanza, diciamo, del nome. E però anche il tempo finale del finito. Sì, è tutto. Quindi vabbè, destinata agli intermedi e finale. Ok, cioè l'intermediario. Poi che altro? Specificare che sono partner, poi mettiamo un'altra voce,
immagino che lo studio, cioè, quanta pazienza hai avuto, mamma santissima, io non ce l'avrei mai fatto. Si può. Beautiful group, dove sta? Quando vi vedo? Tutto bene? Qua. Quindi devo cambiarmi 4 volte l'abbigliamento. Meno male che ho la doppia giacca. Se no sembra, devo farmi la doccia, la barba, vedi? Potere televisivo. Ok. Sì? No? Allora, spostiamo qui. Attenzione che mi avvicino alla cassa. Allora. Cosa? Senza fare danno. Chi vuole iniziare? Ah no, devono finire loro. Tutto bene? Tutto bene? Everything is okay? Perfetto. Ah, perfetto. Everything is okay? Tutto bene? No, come si dice? Tutto bene? Questa è l'unica cosa che so. E quando ero a Lisbona, l'altra cosa che so è... portoghese. Io so solo ritiro un titolo, perché era l'autostrada di Lisbona. C'è scritto ritiro un titolo, e questa è l'unica cosa che... Titolo elettorale? Elettorale? Elettorale. Elettorale. Sì, E poi, obrigado. Obrigado, che abbreviato è obi qualcosa, obi. Non lo so, un mio amico portoghese mi scrive obi. Un mio amico portoghese mi scrive obi. E io deduco che sia tipo obrigado. Vabbè, noi tipo all'1:30 avevamo degli impegni, come volete. Sentite la pressione del gruppo? State sentendo il fiato sul collo? Senti il fiato sul collo. Ok, chi vuole iniziare? Spintaneo volunteers. Chi? Vabbè. Prossimo gruppo. Ah, bravi. Avete voglia di venire? Tutto il gruppo qua però, perché sì, sostegno. Dai. Così facciamo le riprese, le foto, tutte le cose di rito. Giusto? Bravi. No, perché? Non hanno scritto fronte retro, ma va bene. Poi non possiamo appenderli, quindi... Ok. Allora.
mi avvicino per la vista miope. Chi non vede come me si può avvicinare. Ma potete anche tenere la mano, allora, se vuoi. Come volete voi. Allora, tutti vedono? Ok. Allora, tra gli elementi della rete noi abbiamo considerato, sì, diciamo, vari aspetti. I partner, okay, che quindi possono essere pubblici e quindi le istituzioni locali, nazionali o internazionali, sì, e i privati, associazioni, imprese, cooperative, chiunque. Perfetto. Che possa entrare a far parte della nostra rete. Sì. Un aspetto comunque importante è il budget che abbiamo a disposizione o che i partner dovrebbero anche richiederci o magari mettere loro a disposizione nostra, sì, più che nostra del progetto. Sì. E l'utilizzo di dispositivi comunicativi condivisi. La settimana scorsa abbiamo visto MindJet, sì, però in effetti entrambi o comunque tutti i partner dovrebbero avere MindJet, perché altrimenti non si potrebbero condividere le mappe. Allo stesso modo, se vogliamo utilizzare Skype per una conferenza condivisa, però uno non lo sa usare, si crea un problema comunicativo. Sì. Proprio per gli strumenti comunicativi, più che altro. Perfetto. E il progetto che l'abbiamo messo sotto, però l'abbiamo scritto più grande, perché in realtà è l'aspetto centrale. Se non c'è un progetto che tiene insieme la rete non ha motivo di essere. Benissimo, ok. E quindi... tra i punti di attenzione... bisogna individuare bene le competenze di tutti, quindi quali siano la scelta del partner giusto e quindi anche nella divisione dei compiti dobbiamo sapere quali sono le competenze degli altri partner per poter dividere adeguatamente, per poter diciamo dare a tutti il proprio ruolo. Quindi anche capire come fare a coinvolgere i partner, non solo individuarli ma anche coinvolgerli. Sì. Quindi prendere contatto, magari può essere difficile perché se noi siamo in Italia e dover coinvolgere un partner che sta, che ne so, in Arabia, diventa un po' complicato. E anche qui ci possono però aiutare gli strumenti di comunicazione, però anche questo è un problema nel momento in cui non tutti utilizziamo o siamo in grado di utilizzare gli stessi strumenti. Sì. E anche per il budget, se ci sono problemi di gestione del budget, è certamente una cosa a cui stare attenti, così come le scadenze, quindi i tempi da rispettare. E naturalmente tutto ciò è fondamentale la condivisione degli obiettivi. Se non abbiamo obiettivi comuni, ognuno andrà per la propria strada e non ci focalizzeremo sulle stesse cose contemporaneamente nello stesso modo. Meraviglioso. Ok, avete delle domande? Integrazioni? Ok, grazie. Mi piace che non c'è il modello alcolisti anonimi, gli applausi, le cose. Vabbè, è così. Prossimo gruppo. Aspetta, mettiamolo pure qui che tanto poi lo usiamo domani. Teniamolo pure qui. Thank you. Prossimo gruppo. Tutto il gruppo. Bravissimi. Lavoro di tutti. Tutto il gruppo presente. Microfono. Chi tiene il microfono? Allora. Noi ci prendiamo le dovute premesse perché siamo il gruppo davvero più international. Voi siete di veramente lavoro. International. E questo è veramente stato anche indicativo per il lavoro che poi abbiamo dovuto fare, cioè Brasile, Austria, Italia e Africa. Ed è stato difficile, e poi lo ritroveremo anche nella spiegazione, proprio accocchiarci culturalmente. Giusto. Infatti l'abbiamo messo proprio tra i punti di attenzione. Ottimo. Per elementi della rete internazionale, noi intanto abbiamo pensato di capire a cosa andiamo a guardare e poi ci vengono a guardare nel momento in cui c'è una progettazione e bisogna condividerla poi a livello europeo, quindi in termini di scelta dei partners, strategie e quant'altro. Quindi formalmente ci siamo soffermati di più sugli aspetti formali e quindi andiamo a guardare l'identità, ovvero la forma giuridica che ci permette di capire se stiamo trattando e vogliamo coinvolgere associazioni piuttosto che ONG, piuttosto che scuole, piuttosto che istituzioni pubbliche o private, tutte insieme a seconda del progetto, le municipalità, quindi comuni e quant'altro. Andiamo a guardare anche gli skills di ciascun soggetto eventualmente referente.
Tra questi c'è chi si ha sostenuto di dover dare una importanza principale al linguaggio. Io in particolare io ero d'accordo, ma relativamente, nella misura in cui però poi il linguaggio non deve diventare un ostacolo alla creazione di un network, perché nella peggiore delle ipotesi mi pago il traduttore, nel senso che, voglio dire, cioè andare oltre il benché poi per linguaggio abbiamo capito dopo alla fine che, a parte la lingua proprio parlata, quindi un idioma piuttosto che un altro, si è inteso proprio lo skills culturale, cioè lo skill linguistico, anche antropologicamente inteso, non so se esagero. E poi la struttura, ovvero anche che si riferisce anche alla dimensione, quindi capire se è piccola, grande, perché questo a sua volta poi influisce sui costi, mi dà idea del tipo di rete che a mia volta posso mettere a disposizione, l'utenza e i beneficiari che posso raggiungere, il follow up, tutta la precipitazione, insomma, della progettualità. Capire se condividiamo la mission, chiaramente non vado a proporre un progetto sull'interculturalità a uno che si occupa di petrolio, o anche sì, poi la trovi la chiave in tutti i modi, però, insomma, però... cerca di... e che ci permetta chiaramente di identificare anche dei target group comuni. Vado a vedere anche il tipo di network potenziale, come dicevo prima, che ciascuno dei partner è e ha. Punti di attenzione, sì, culturale, perché insomma, pensiamo che tutto il resto si possa superare, cioè gli skills li prendi di là, li metti di qua, ci fai su quel progetto per la condivisione, per la best practice, benchmarking, tutto quello che vuoi, quindi gli altri si possono superare, perché poi se è piccolo, grande, può avere un peso relativo, dipende anche soprattutto dalla volontà e dal fatto di poter addivenire a degli obiettivi comuni e anche alla possibilità di costruirli insieme. E l'altro aspetto che ci è sembrato obiettivo è il fatto che si tratti, che poi te lo chiedono, anche di soggetti legali, nel senso che non siano soggetti a, come si dice anche in italiano, anche in inglese, sì, come cosa dicevamo, il fatto che non abbiano pene sospese, certo. Cioè che siano ammissibili poi fondamentalmente precedenti o andando incontro, nel senso che non abbiano, certo. sì pendenze finanziarie, sì, pendenze o quant'altro. Ok, questo è. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Vogliamo aggiungere? Austria, no. Brasile. No. È bello perché è proprio veramente interculturale, bravi. C'è stato un casino. È una... il nostro il cartello, sì, è sì? Bilingue, diciamo. E infatti, vabbè, un'esperienza nell'intercultura della rete internazionale, essa stessa dentro. Ok, grazie. Bravo! Questo vale, adesso facciamone un altro anche al gruppo prima, però, anche se non c'è, sì. Bravi. La telecomando. Perché sapete che l'applauso è l'espressione del pubblico che apprezza la performance, quindi è una cosa positiva. Io che arrivo dal teatro l'apprezzo. Prossimo gruppo, poi fai vedere anche chi dorme. No, poi sveglia, lui dice, oddio, no, ci sono gli applausi, uno... Altro gruppo. Ok, attenzione. Ormai la mappa mentale ha creato o mappa mentale o niente. Eccoci qua. Chi parla? Chi interviene? Chi fa? La nostra carriera di TikTok. No, abbiamo vari ruoli. Il gruppo chiede... Guarda, siete veramente, guardate, adesso se vi appellate alla cavalleria siete dei, bravi. Vabbè, quindi noi abbiamo, ovviamente con l'esperienza della settimana scorsa, che ci è rimasta molto nel cuore, abbiamo utilizzato. nel cuore, l'ha detto. Abbiamo utilizzato una mappa, quindi partendo dagli elementi di una rete internazionale abbiamo pensato cosa potrebbe, quali potessero essere gli elementi per un ipotetico progetto tra due nazioni diverse. Abbiamo messo una problematica comune, magari la sanità tra due, un progetto interculturale, la sanità, l'istruzione. Abbiamo messo anche gli attori qualificati, partner, la riconoscibilità, cioè la conoscenza, cioè
cosa identifica un partner, magari noi dobbiamo sapere se un'azienda che lavoro fa di cosa si occupa, se fa al caso nostro, nel nostro bisogno, al nostro obiettivo. Il progetto, quindi la capacità progettuale, cioè quindi mettere insieme tutte le competenze per arrivare poi alla problematica comune, per risolvere quindi la problematica, e anche quindi le tecnologie condivise, che quindi sono importanti per mettersi in comunicazione e anche magari per risolvere il problema stesso, perché quindi molte volte sono un aiuto importante. I destinatari quindi sono anche, noi avevamo parlato anche di uno scambio quindi di aiuti, magari se io ho bisogno di portare avanti un progetto, ho bisogno di una cooperativa che mi aiuta, magari pensando a questo progetto la sede, sia questa cooperativa riceve sia un aiuto da parte nostra, perché comunque cioè fa anche pubblicità, nel senso, e noi perché riceviamo quindi il servizio. Poi abbiamo messo anche gli attori istituzionali, perché comunque pensando a un progetto di grande importanza gli organi governativi non possono mancare, magari quando si sente col patrocinio della regione, del ministro e quant'altro. Poi vabbè, abbiamo elencato dei punti di attenzione, la base culturale, perché poi è importante, noi se dobbiamo portare avanti un progetto con un'altra nazione dobbiamo sapere la sua cultura, perché magari se ci sono delle limitazioni, pensando magari ai paesi arabi, e quindi è molto importante per andare avanti. I punti di attenzione, abbiamo elencato alcuni punti che ci sono venuti in mente, come la suddivisione delle risorse economiche, la condivisione dei codici di valori, il sistema sanzionatorio e poi la tempistica poi per le fasi di esecuzione del progetto. Sistema sanzionatorio? In che senso? Sì. Attenzione. Sì. No, niente di aggressivo, nel senso che la frusta deve essere condiviso un sistema appunto sanzionatorio nel momento in cui un partner può, è possibile che venga meno, non può inficiare il progetto stesso. Quindi è un sistema, diciamo, piuttosto dittatoriale, sì. Ma che serve, sì, per tenere uniti i partner, perché, sì, i valori uniscono, sì, ma nel momento in cui si parla di progetti internazionali non è sempre il valore che tiene unito un progetto. Ecco perché non a caso noi abbiamo messo la suddivisione delle risorse economiche, perché un paese non partecipa ad un progetto solo e unicamente per un valore, partecipa per quel valore e come magari mission principale, come mission, come valore, come, sì, visione anche del progetto, ma il paese deve fare i conti anche con l'aspetto economico, e quindi con un'adeguata suddivisione delle risorse economiche e quindi con una suddivisione anche della fetta della torta per ognuno, diciamo si rende equa la partecipazione e l'impegno, perché non credo che appunto un valore possa riuscire a sostenere un progetto dove un paese ha più peso dell'altro, un paese fa più dell'altro, e quindi ci deve essere un'equità economica, valoriale, e soprattutto ci deve essere un sistema che tenga unito, diciamo, di fondo, cioè appunto le sanzioni. Se tu paese decidi di punto in bianco di lasciare il progetto e non consenti agli altri di realizzarlo, sicuramente ci sarà un sistema sanzionatorio che tiene legato il paese. No, ma succede, non, cioè rischiare. Sì. Ok, questo. Siamo europei. Bene, tanto questo lo vediamo anche bene domani. Ok. L'applauso a loro, però. Io sono fissato. Io ci tengo che i lavori siano apprezzati. Ok, ancora 5 minuti, vediamo l'ultimo lavoro, poi ci salutiamo e domani. Ok.
Bene. Allora. Microfono. Se non Tonio e Marco mi picchiano. Su. Ti sto vicino così ti do una mano. Adesso allora, noi abbiamo fatto... Vai. Allora, gli elementi del progetto della rete internazionale, vabbè, sono i criteri di scelta, cioè come scegliamo i partner. Ok. Quindi dobbiamo essere oculati nella scelta perché non dobbiamo essere superficiali. Giusto. Specificità delle competenze, quindi appunto ogni partner deve avere delle competenze specifiche che magari noi non possediamo. Okay. E quindi di conseguenza anche ci deve essere la complementarietà dei ruoli, cioè perfetto, tutte le competenze, tutte le necessità devono essere coperte dai vari partner. Okay. Ovviamente l'attinenza al progetto, cioè bisogna essere oculati appunto seguendo i criteri di scelta, bisogna scegliere dei partner che appunto, come diceva qualcuno, se faccio una rete sull'interculturalità non chiamo una produzione di petrolio, un'impresa di petrolio. Sì. Complementarietà, ok, tutti poi devono avere motivazione ovviamente per creare il progetto, cioè devono mantenerla anche durante tutto il progetto. Ok. E ci deve essere comunicazione ovviamente fra i vari partner. Quindi appunto grazie anche alle metodologie informatiche, Mindjet, Skype, eccetera. I punti di attenzione, quindi bisogna stare attenti alla tempistica, cioè tutti i partner devono rispettare i tempi, le deadline, e così via. La continuità dei rapporti, appunto mantenere i rapporti solo in alcuni momenti del progetto, ma durante tutto il progetto. Perfetto. Sciogliere il ghiaccio, come dicevamo prima, cioè non partire lavorando subito nel progetto, ma creare magari delle visite preparatorie in cui ci si conosce, si capisce bene quali sono le competenze, eccetera. In questo modo viene a crearsi anche fiducia e si stabiliscono i presupposti per avere generosità durante il progetto, cioè che se ho un'idea io partner la condivido con tutti gli altri partner. E quindi anche chiarezza e trasparenza nei rapporti, cioè senza nascondere niente e dicendo appunto i messaggi in maniera chiara e univoca, insomma. Ok, va bene, applauso anche a loro. Ok, grazie, chiudiamo qui. Questo lavoro poi lo commentiamo anche bene domani, io l'ho fatto perché spesso capita, adesso che è calato un pochino il sole, lo vedo sempre come coordinamento, siamo un po' tutti sulla stessa barca, se tutti remiamo un po' chi ognuno per la sua parte, non è che viene un casino, la speranza di questi lavori è avere una barca quindi così, insomma, orientata in un buon senso. Ok, grazie davvero per come avete lavorato stamattina, ci siete stati, vi ho chiesto molto, me ne rendo conto, domani sarà peggio, quindi sappiatelo, se non volete venire dovete giustificarvi. Ci vediamo domani mattina alle 8:30. Buon pomeriggio, meditate, fate... Ok. Ah, forse dovete lasciare delle schede, devono lasciarti... Sanno, qui ce n'è una allora. Prego. Ciao, a domani. Allora.